Marco Mangiare, natore da studio 55. Marco, due set praticamente perfetti, avete battuto alla morte, avete messo la ricezione in grande difficoltà, avete difeso tantissimo. Poi l'inerzia del match si è rovesciata completamente, ma al momento importante, ovvero sia il tie break, siete usciti fuori, avete trovato una Philippine strepitosa nel quinto set, vi portate a casa un derby che non è che una bella soddisfazione, oltre che due punti preziosi. Ma abbiamo giocato i primi due set perfettamente, le ragazze hanno, diciamo, tatticamente sono state impeccabili e dopo siamo calati fisicamente, calando fisicamente anche le cose che avevamo programmato non si riuscivano a fare. E dopo qualche cambio abbiamo dato riposo a qualche ragazza e nel quinto set sono tornate fuori veramente alla grande. Sono due punti importanti non soltanto per la classifica, che vi dimostrano che potete essere davvero una squadra ammazza grandi in questo campionato, ma soprattutto per il morale, perché comunque avete interrotto la vittoria, la striscia positiva della Delta, e soprattutto vi siete rifatti dei due derby di Coppa Italia. Era un derby, insomma, dal punto di vista di morale, della spinta a livello psicologico, per voi vuol dire tanto. Ma è una grande soddisfazione, diciamo che la differenza tra le due squadre è che noi eravamo forse più sereni, perché anche perdere per noi non sarebbe stato, giocando bene sarebbe comunque stato un buon risultato. Loro invece dovevano vincere e forse hanno sentito un po' la tensione e sono calate, soprattutto in ricezione sono calate, per cui guarda, io sono contentissimo che abbiamo vinto per le ragazze, anche perché è una soddisfazione importante. Adesso andiamo avanti e cerchiamo di vincere anche le prossime. Marco, adesso avete fatto ormai una prima parte del girone d'andata, avete visto che la salvezza è molto più che alla prosta portata, diciamo che è molto facile salvarsi. Qual è l'obiettivo che si può porre l'ATA in questa stagione, secondo te? Diciamo che noi non abbiamo mai pensato alla salvezza, noi pensavamo di poter fare un campionato sereno a metà classifica. È chiaro che vincere queste partite ci fa sperare in qualcosa di più. Sopra ci sono sicuramente una serie di squadre importanti. Oggi giocavamo in casa con dei palloni diversi, per cui loro, cioè noi, questa vittoria non vuol dire che noi siamo più forti, cioè dovremmo giocarcela al ritorno. Loro sono una bellissima squadra, per cui diciamo che intanto ci godiamo questa vittoria, dopo vedremo.